rimanimi. La la la! Ma che cazzo è sto no no no? Sono una star a Napoli e provincia. Avevo due sogni fondamentalmente. Uno che era quello di raccontare il mondo dei neomelodici, perché io da napoletano, no, ho sempre vissuto circondato da questa musica. In televisione, anche sulle emittenti private, giravano questi video a loro modo anche geniali, no, di questi cantanti neomelodici. Sì, te chiamo Picciorello, tu per me sei sempre bello e mi sembri una bambina che non sa cos'è l'amore. Volevo raccontare questo mondo di questi cantanti, di questi matrimoni infiniti che a Napoli durano proprio giorni, i matrimoni a Napoli, cioè tu entri alle 10 del mattino e tre giorni dopo ci sono ancora i vassoi con le spigole che, no, girano per i tavoli. Una band è come una grande famiglia, ognuno fa il suo. I neomelodici sono una realtà di grande successo a Napoli e dintorni. Sono cantanti e gruppi musicali osannati come veri e propri divi. Fanno brani orecchiabili e popolari, suonano i matrimoni e i compleanni, realizzano CD e video. Generalmente sono considerati un fenomeno un po' kitsch e di bassa qualità musicale. Spesso li si accusa di avere legami con la camorra. Songe Napoli, diretto dai Manetti Bros, vuole sfatare questi luoghi comuni e presentarci una realtà differente. Poi avevo un altro sogno, che era quello di portare, dopo tanta collaborazione insieme, di portare i Manetti a Napoli. E perché Napoli è una città, cioè, che è cinema. Il film racconta le vicende di un poliziotto infiltrato, interpretato da Alessandro Roy, il dandy della serie televisiva Romanzo Criminale, che per catturare un boss della camorra deve entrare a far parte della banda di un cantante neomelodico napoletano e suonare così durante il matrimonio della figlia del boss. Per me è stata una gran scoperta, in realtà, vedere che esiste un substrato culturale e musicale così, in realtà, particolare e specifico, nel senso che il mondo neomelodico al sud è una realtà creativa molto importante, molto presente. Giampaolo Morelli sembra perfettamente a suo agio nel vestire i panni del cantante Lollo Love, dimostrando notevoli capacità canore. Infatti io adesso inizierò con una tournée di matrimoni, c'ho dei matrimoni la prossima settimana, ce ne ho tre, c'ho due battesimi sempre in Campania, poi vado verso il Salento, insomma mi darò da fare in questo periodo. Sì, te chiamo cuoricino, tu ti giri come prima e mi sembri una bambina che non sa cos'è l'amore. Tu sei una cuoricina, ti voglio bene, sei sempre nel mio cuore, grazie.